una partita, se vuoi, dal punto di vista tecnico non bellissima, anche da vedere, però cura del campo di Levico impeccabile. Il nostro Renzo al lavoro per domenica. Oggi nella gabbia dei leoni del Levico Terme Tor Viscosa. Il campo è in perfette condizioni, come potete vedere, neanche un ciuffo fuori posto. Quindi oggi, se sbagliamo stop, non abbiamo scuse. Onga, dimmi un po' a caldo le sensazioni per la partita. Partita difficile, dobbiamo sicuramente entrare con la testa giusta e insomma, il nostro gioco, vedremo come andrà a finire. Tanto, non ho chiesto nemmeno a te, come la vedi oggi la partita? No, oggi la vedo bene, per noi però. Bel caffettino anche per me, Rina. Ciao. Grazie, Rina. Questo è un bel vlog. Abbiamo appena finito di pranzare, quindi facciamo una passeggiata qua sul lago di Levico per ammazzare l'attesa tra pranzo e entrata in spogliatoio, che è la parte più brutta della domenica. Aspetta, quindi più brutta se giochi in qualunque squadra. Qua non fa essere brutto qua. Fortunatamente qua la ammazziamo in questo modo. Intanto sono qui con il nostro Nicolas, il nostro mediano. Social media manager. E social media manager. A tempo perso, anche mediano di centrocampo. Siccome sei il più vecchio della nostra squadra, anche se non sembra, ti chiedo. Sono giovane dentro. Come sono le tue sensazioni per la partita di oggi? No, devono essere assolutamente positive, ma non per la classifica, non per il morale, non per i ragazzi, ma perché se vinciamo ci danno martedì libero. Molto importante. Prerogativa importante. Quella, questo è lo stimolo che ci potrebbe far fare una partita pazzesca oggi. Dobbiamo vincere, no? Oggi dobbiamo vincere, a parte scherzi, dobbiamo vincere assolutamente a scontro diretto per tirarci fuori dalla zona play-out. Troppo importante oggi. Questo è il Levico Stadium dall'alto, tagliato alla perfezione dal nostro Renzo in settimana. È pronto per la partita di oggi. Ora torniamo in spogliatoio e cominciamo a preparare gli attrezzi per oggi. Ogni giocatore sta cercando la concentrazione nel migliore dei modi. Vado a disturbare un attimo Leo per farvi vedere come si concentra lui. Poi mi metto ad ascoltare un po' di musica e cominciamo a pensare alle cose importanti. Ecco il nostro amico Leo che si sta concentrando per la partita. Mi raccomando, Leo. Tanto sono arrivati gli avversari di oggi. Pippo Fraca, la 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 la. Pippo Fraca, la 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 la. Pippo Fraca, la 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 la. Pippo Fraca, la 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 la. Voglio fare la gara. E il goleador, Pippo Fraca. Fa scena, perché se mi faceva buffo.
E anche oggi il vlog ha portato fortuna. Anche oggi altri 3 punti, ragazzi. Bravi, ragazzi. È molto semplice, ho cantato le migliori. Grazie. E brindiamo a sta vittoria, sti questi 3 punti. Dale! Vamos! Reintegriamo dopo la partita con un po' di salsa rosa. Tostino con salsa rosa. Non l'hanno presa. Grazie. Grazie. Ciao. 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 Se vuoi dal punto di vista tecnico non bellissima, anche da vedere, però c'è stato molto agonismo, quello che è importante è che siamo riusciti a non prendere gol. È stata una partita molto dura dal punto di vista fisico, comunque il nostro campo, essendo le trasferte che abbiamo fatto dai direttori, dal mister, è una buona base per cominciare. Al sud la mentalità, diciamo, dei tifosi e della... Questo grazie. È il vlog. Grazie mille, Andrea. Grazie, alla prossima. Grazie. Allora, abbiamo fatto. Siamo in diritto. Stiamo tornando. Addirittura d'arrivo. Stiamo tornando da una trasmissione, intervista trasmissione che abbiamo fatto a fine della partita, che fortunatamente, come avete visto, è andata alla grande, altri 3 punti, 0 gol subiti. Ma la parte più importante qual è della trasmissione? Che abbiamo sponsorizzato il vlog! La voce si sta cominciando a spargere, ora torniamo in hotel e poi ci andiamo a divertire perché abbiamo vinto di nuovo e ci divertiamo di nuovo. Ci vediamo al prossimo vlog, grazie di essere restati fin qui, grazie di averci guardato. Saluto dagli... Un saluto dagli Switzerland. Switzerland. Ciao, 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 ciao. Così lo chiudono i vlogger.